Fulvio Abate, appunti di filosofia. Il limite. Alcuni si stupiranno se questa mia trattazione mostrerà una caratteristica assai prosaica. Però il limite, credo lo si possa spiegare in modo molto chiaro, pertinente. Proprio come sto facendo, come mi accingo a fare. Il ceto intellettuale, maschile e femminile di questo paese ha qualcosa di risibile. È assente nella sua maggior parte dei casi a quello che dovrebbe essere un imperativo, l'individualità. Tu stai parlando con me. E non puoi identificarmi con altri. Se io sono uno stronzo, come dico sempre, lo sono in proprio e non per conto terzi. Ma andiamo subito a illustrare come il senso del limite e per estensione del ridicolo alcune persone sono riuscite, se non ad annientarlo, ad evitarlo. Ragazzi, bisogna immaginarli ragazzi, con degli interessi culturali nel loro quartiere. Stanno passando, un libro sotto braccio. Dal muretto ti chiama uno e ti dice: dove stai andando? E tu rispondi: sto andando a leggere Giorgio Manganelli, questo suo straordinario libro. Nuovo commento è quello. E sta minchia? Bene. Qualche ora dopo ripassi con un altro libro e dal muretto ti viene richiesto: dove stai andando? Sto andando a leggere un altro importantissimo libro di Giorgio Manganelli, Agli dèi ulteriori. E dal muretto: e sta funcia di minchia non ce la metti? Ritentiamo. Dove stai andando? Vado a leggere Maurice Blanchot, critico letterario francese. La sua scrittura è degna di una sirena. Vede al muretto. E sta gran funciazza di minchia. Nuovamente, non hai pensato di mettercela? Tutto questo ha valore più di un'università, più di Cambridge, di Oxford, più di un Erasmus, più di un dottorato di ricerca. Rimostriamo la scena. Dove vai? E sta minchia? In un attimo il senso del limite lo apprendi e diventi un gigante. Fulvio Abate, Teledo Ruti, lezioni di filosofia.